però abbiamo il telefono, ecco, si sta normalizzando. Ho un telefono che è un problema di batteria e puntata corte vero non mugato, No mojado, claro, secco. come la mia compagnera Irene Irene. è il modello di oggi. Vediamo che cosa possiamo fare. Che vamo a fare? Me vuoi accortare un trozzetto di pelo che sta un pochino estraneo e sta secco Increspato. increpato, come egli a me sta preguntando, e io me vuoi attrapagare normalmente. Stiamo facendo un film con questa compagnera. Iniziamo. Vale. Irene, racconta, chi eres tu? ¿Quién soy? Yes. Bueno, pues Bueno. yo soy una mujer muy normal. ¿En qué senso? No, nel senso buono, perché hablamos siempre de musicando, un pensamento positivo. Mira, ayer, Irene, sei iscritta al curso Musicando para imprenditor che desean trionfar nella sua vita. Oggi stiamo impiezzando con un corte di pelo, perché musicando ti aiuta molto a lievare una pequeña sofferenza che si crea nel tempo, perché cada persona, se ha una fotografia di sì mismo con la idea nel passato. Nosotros, con pequeño esercizio, podemos llevar esta imagen fea que no te gusta y vamos a cambiar esta imagen con una nueva. Ma come si hace questo? Questo è molto semplice. Tiene da aprender a respirar. Siempre, lo ripeterò siempre. Respirar para aprender a visualizzare la cosa. La cosa che è? La cosa che ti gusta a te. Questo è molto importante. Ma per fare questo necessita di entregarsi bene cada mattina, cada mañana, che uno si levanta, antes de limpiar el diente col cepillo, va a hacer un sorrire, muy esfuerzo, e questo esfuerzo ti aiuta che nel día sorride sempre, vale? Questo tenemos da ripetere sempre, perché vamo a empezar con esercizio muy semplice. Vale? Ecco la nostra amica Giorgia, altro modello, che ora Giorgia sta facendo, musicando con il ballet che si chiama lap dance, con È il la ballo. pole dance. Alla La pole pole dance, dance, scusami. disculpa, disculpa. La pole dance, Para ragazzi. l'autostima personale, claro, come io che mi entrego cada mattina, cada È mañana, un reforzo per l'autostima di questo è, cada uno. cada uno. Seguendo, sto sempre cortando il pelo, anche se stiamo parlando di más meno, non si sa, stiamo improvvisando. Qui, in Elisir parruccheria, una parruccheria che fa la diretta cada lì, Vale. Poi oggi è un dia speciale a Tenerife, è llegata la primavera. Però oggi c'è un frio demasiado paradoxo. Antes mi vestiva come una cipolla,
mi poneva un montone di camisetta, di gorro. Questo è il capello di Irene, tiene il colore di canaria, che è una mecha muy suave, che si acclara sulla punta. Mira. E sta scuro alla radice. Ricordo sempre, anche in Canaria abbiamo 4800 ore di luce. Al más lugar de la tierra, más enfocado, más iluminado de la tierra, donde el cabello tiende a aclararse natural. Poi tenemos anche un otro problema, que sulla isla tenemos la agua, que es una agua calcárea, muy pesante. Entonces, mucha gente que llega aquí da otro país que no está acostumbrado a esto me pregunta siempre, ¿ma qué tengo de hacer? ¿Qué tengo de hacer para hacer un cabello brillante? Sí, tenemos producto como Pop Therapy, que es esto, un producto que se pone 3 veces al día o 10 veces, que soy 10 microgramos para hacer que la batería se está apagando, pero no vamos siguiendo hablando en español. Intentamos el calor estar estudiando otra vez para exprimir en español musicando. Espero cuando llego a hacer la conferencia en Italia me voy a hablar español. Espero más mejor de ahora. Estoy súper controlado aquí, que tengo un montón de enseñanza, como Irene, que me ayuda mucho, o mi hija Giorgia, que esperando que Marte me puede elegir dentro un curso que ella está haciendo cada semana aquí a Las Galletas. Mira, le viene bien, pero... Mira che bel pelo che tengo qui, aquí. Vale, perfetto. Vedo che state molto mirando, mucha gente, muchos amigos. Io sono un parrucchiere normal, non sono special. Però... È un peluquero dicharachero, amici de suoi amici, sabe ascoltare, sabe tagliare. È super divertito e parliamo pure italiano, una dinamica in bocca. Fantastico, fantastico. Ok, in un giorno molto particolare, perché oggi era anche il ricordo delle persone che non ci sono più, però la vita continua per tutti. Io faccio il parrucchiere e continuo anche a fare il parrucchiere, perché poi doniamo bellezza. Guardate che modella o che modello tengo qui vicino a me. Allora, poi, dopo aver tolto queste puntine che sono molto secche, andiamo a pettinare Irene. Che silenzio.